Ragazzi, benvenuti sullo speciale di Natale, la top 20 giochi più belli per me, i miei migliori 20 giochi in assoluto, non so come dirlo in italiano, comunque è quel video che io feci le storie su Instagram che persi le registrazioni, persi, in realtà OBS aveva registrato a cazzo la webcam, ho deciso di rifarlo nonostante abbia gente a casa, quindi non so come saranno le tempistiche, comunque è una top, ovviamente basata sulla mia esperienza personale, i miei gusti personali, non è una top oggettiva dei 20 migliori giochi di sempre, a livello oggettivo, è una tier list, è una top personale sui giochi della mia infanzia, giochi che mi hanno formato, giochi che mi hanno cresciuto, giochi che amo e che adoro, e quindi vediamo un po' quali giochi ci saranno in questa top. Vi dico già che sarà strutturata così: dalla 20ª posizione all'11ª posizione sono da considerarsi honorable mention, nel senso che non è che il 20esimo mi è piaciuto meno del 13esimo, eccetera. Semplicemente sono giochi che non sapevo come collocarli, però andavano citati, andavano messi, quindi ho detto, senti, dalla 20esima all'11esima non importa l'ordine, basta che ci metto questi giochi. Dalla 10ª in su saranno effettivamente messi a livello di godibilità, in realtà a livello di gradimento personale, quanto mi sono piaciuti rispetto ad altri, eccetera. Io direi di iniziare subito, non perdiamo tempo perché il tempo che ho è poco, ma ci tengo a farvi appunto a farvi questo video per Natale. Non avevo molte idee sullo speciale di Natale, era da un po' che volevo fare una top di questo tipo, solo che ho sempre rimandato perché però ho giocato pochi giochi, non so che giochi metterci, eccetera, che poi pochi giochi in realtà no, però nel senso che mi siano rimasti particolarmente a cuore effettivamente non erano molti, e adesso che comunque ne ho giocati un po' anche grazie a YouTube, direi che è arrivato il momento di farla. Poi probabilmente questa top si aggiornerà col tempo perché giocheremo più giochi insieme, vivremo più esperienze a livello videoludico, quindi probabilmente ne aggiungerò altri, si modificheranno delle posizioni, però vedremo, in questo lo scopriremo il prossimo Natale molto probabilmente. Iniziamo subito con la 20ª posizione, che è un pari merito: The Sims, la saga, e SimCity 4. Allora, partirei da SimCity 4 perché lo sapete quanto io ci sia legato a questo gioco, quanto mi piace, ci ho portato una serie che è andata anche molto bene, sono contento che vi sia piaciuta. SimCity 4 è stato uno dei miei primi giochi per PC, lo porto veramente nel cuore, mi porta una nostalgia incredibile, la sua soundtrack pazzesca, e vedere crescere le città, gestire la città in maniera molto approfondita, che in realtà SimCity 4 è il mio preferito, però non per diciamo togliere niente a SimCity 3000 o 2000, perché comunque li ho giocati e anche il 3000 a me piace molto, però ho preferito darglielo a 4 perché il 4 è proprio il mio preferito, quello che gioco più in assoluto, e peccato per il reboot per SimCity 2013 che è stato molto semplificato e vabbè, un po' monnezza, mentre per The Sims, ragazzi, The Sims è qualcosa di incredibile secondo me, perché è una saga, tra l'altro appunto entrambi i giochi sviluppati dalla Maxis, da Will Wright, anche lui come Yu Suzuki. Io ho sempre elogiato Yu Suzuki, ma vanno elogiati tutti, anche Will Wright è un genio dell'industria videoludica, l'ha rivoluzionata con The Sims e con le varie serie Sim, come SimCopter, SimAnts, SimCity appunto, e The Sims. The Sims è un progetto che nessuno gli dava mezza lira perché è il simulatore di case di bambole, eccetera, nessuno gli dava mezza credibilità a questo progetto, e ha sfondato perché è stato uno dei giochi più venduti in assoluto, e quindi qualcosa di incredibile. E io i The Sims li ho giocati tutti quanti, e il mio primo The Sims è stato The Sims 2 Pets su PlayStation 2, ma adesso mi sono preparato un po' di cose da mostrarvi per farvi capire quanto mi sia piaciuto The Sims. E allora, qui c'ho tutti i The Sims che posseggo per PlayStation. Iniziamo dal primo che ho avuto, ovvero The Sims 2 Pets, alla modica cifra di 10 euro se si legge, probabilmente comprato al GameStop, e io ho questo ricordo stampato proprio a fuoco di io che sono nella nuova casa, perché ci eravamo trasferiti
in un'altra casa qui a Viterbo, io che gioco, perché nella mia camera era stato appena montato il tavolo col televisore, io che mentre ci sono gli addetti ai lavori del trasloco che portano i mobili e montano, gioco a The Sims 2 Pets. Qualcosa di... non lo so perché ho questo dettaglio in mente bellissimo, perché erano le prime volte che ci giocavo ed è stato il mio primo The Sims, effettivamente, The Sims 2 Pets. E per quanto non lo reputi naturalmente migliore, almeno dei porting che sono usciti per PlayStation 2, questo lo buttiamo lì e prendiamo gli altri. The Sims 2 Island, tra l'altro Platinum, quindi vuol dire che ha pure venduto tanto. E ecco, The Sims 2 Island era sempre uno spin-off, tra virgolette, di The Sims 2 per PlayStation 2, che era molto molto divertente, perché appunto ti potevi fare i sim che... Era bello perché era tipico, perché non dovevi gestire la famiglia, ma dovevi gestire effettivamente dei naufraghi, ed era molto divertente. Tra l'altro qua dentro dovremmo avere anche, se non sbaglio, esatto, si smonta tutto, il libretto, eccolo qua, tra l'altro c'è scritto replay usato, quindi probabilmente ho comprato una copia usata. E niente, ci sono, vabbè, c'è il classico tutorial di gioco, tutto quanto, insomma, bellissimo. Allora, rimetto il libretto dentro e si butta anche questo lì per prendere non una, ma ben due copie di The Sims 2. Ora, perché due copie di The Sims 2? Questa, tra l'altro, usata a sempre 10 euro. Perché io, cioè, mi ero talmente infognato di The Sims 2 su PlayStation 2 che il primo disco della prima copia l'ho rigato completamente e non funzionava più. E lì, tra l'altro, provai i vari metodi che c'erano su YouTube, ovvero prova a metterci l'acqua, prova a usare il dentifricio, vabbè, roba del genere. Questa si può pure buttare lì. E poi all'Ipercop, in un cestone, ho trovato questo e ho detto lo devo riprendere perché ci voglio giocare. Tra l'altro abbiamo lì, smonto il microfono, abbiamo il libretto anche di questo, scritto rigorosamente, non so se si riesce a vedere, in Comic Sans, perché non so perché gli piacesse il Comic Sans alla Maxis, a Willy Wright, perché il primo The Sims aveva come font, almeno su PC, il Comic Sans, SimCity 4 c'ha il Comic Sans, mi sembra pure il 3000, non mi ricordo, quindi, e poi non so finiti, perché abbiamo anche The Sims Fuori Tutti, che è uno spin-off del primo, anche se assomiglia più al secondo che al primo, almeno a livello grafico, e credo sia uno spin-off che è uscito soltanto su PS2, anche questo Platinum, quindi ha venduto tanto, e questo lo scoprì a casa di un mio amico e me ne innamorai, ho detto lo devo prendere anch'io, e lo presi. Era molto divertente, era The Sims più adolescenziale, perché comunque partivi a casa di tua madre, tu dovevi appunto diciamo farti una vita effettivamente, e quindi viaggiavi su queste vetture, c'avevi il motorino all'inizio, poi ne sbloccavi altre più andavi avanti, c'erano degli scenari che tu dovevi completare, potevi scegliere poi di andare avanti allo scenario successivo oppure rimanere lì e vivere la tua vita con il tuo coinquilino, ed era molto molto divertente. E poi abbiamo The Sims, il primo The Sims per PlayStation 2, con la locandina che mi sembra sia solo per l'edizione console, perché è diversa dall'edizione PC. E abbiamo anche qui il libretto, che però non è scritto in Comic Sans, stranamente. E quindi The Sims, appunto, era, a me mi affascinava molto questo qui, perché nonostante avesse comunque una definizione grafica maggiore rispetto appunto al The Sims della versione PC, comunque aveva, mi sembra avesse la stessa host, credo, e comunque mi affascinava molto perché aveva questo proprio aspetto retro anche dei mobili. E una cosa che mi forgiò su The Sims come videogiocatore, che mi formò come videogiocatore, è stata proprio la creatività, la personalizzazione. Era arrivato a un punto tale che se in un gioco non c'era la personalizzazione già mi dava un po' noia, perché ero stato abituato con The Sims, era una cosa che mi piaceva molto, e quindi mi dava fastidio, ecco, che non ci fosse la personalizzazione. Per questo poi ho apprezzato molto i GDR, perché nei giochi di ruolo
puoi personalizzare il tuo personaggio, almeno in quelli fatti bene. Quindi diciamo che The Sims è stato una delle saghe che mi ha più formato a livello videoludico. Poi ho giocato anche il 3 l'ho comprato, ce l'avevo sia su PC che su Xbox 360. E tra l'altro una particolarità del 2 che mi faceva proprio impazzire era che potevi controllare i personaggi con gli analogici, anche su Castaway, in realtà Island si chiama, puoi controllarli con gli analogici, mentre su The Sims 2 Pets, se non sbaglio, e anche su The Sims Fuori Tutti, il primo The Sims, c'avevi questo cerchio enorme che gira, se non sbaglio, o era soltanto su The Sims 3 che c'era il cerchio, comunque era una sorta di punta e clicca, perché tu muovevi sto cursore e cliccavi un po' come se stessi usando il mouse su PC. E io adoravo molto di più usare gli analogici, perché ti dava più libertà di movimento ed era più videogioco per console. Andiamo avanti, perché mi sono soffermato troppo su questa prima posizione. Allora, 19esima posizione, Ace Combat 3. Perché il 3? Perché il 3 è stato quello più comodo che abbia giocato, perché io ho giocato i primi tre e il terzo è quello che mi è risultato più comodo a livello di gameplay. E allora, io ho una confessione tra virgolette da farvi, nel senso che io sono pacifista, sono contro la guerra eccetera, però mi piace il design delle armi, degli aerei da guerra eccetera, e per cui, cioè, uno direbbe sei ipocrita. No, perché per me è l'essere umano che uccide, è l'essere umano che è la vera arma, non l'arma in sé, perché da sola è innocua. Questo è un discorso che abbiamo già affrontato in altre serie, in altri gameplay. E però appunto, ecco, c'ho la passione anche per gli aerei da guerra. Infatti giocavo molto su PC a War Thunder, che è questo free to play che puoi comandare anche i carri armati, anche le navi adesso, a quanto pare, alcuni tipi almeno. Però ecco, mi piacevano molto gli aerei da guerra. Ace Combat 3 era una sorta di Gran Turismo degli aerei, perché era il perfetto connubio tra arcade e simulatore. E più arcade in realtà che simulatore. Poi non lo so, perché io ho giocato i primi tre di Ace Combat, gli altri non li ho giocati, quindi non so se sia cambiata la cosa. E tra l'altro l'interfaccia mi ricordava anche molto gli Armored Core, non so per quale motivo, perché comunque c'avevano questa interfaccia in cui tu potevi selezionare le varie cose e poi andavi in missione. Mi ricordava molto Armored Core. E appunto l'ho voluto mettere perché è uno dei giochi che appunto mi era proprio il mio sogno, perché potevo effettivamente pilotare gli aerei e con questa grafica PlayStation 1 che io adoravo e adoro tuttora. E poi non è che l'abbia recuperata all'epoca, ovviamente l'ho giocato qualche anno fa, Ace Combat. Poi passiamo alla 18esima posizione, un gioco che non so se molti di voi conoscono, sicuramente Metalius sì, ovvero The Revenge of Shinobi, o più comunemente chiamato Shinobi, per Sega Genesis. Allora, io questo gioco l'ho scoperto grazie all'emulatore lasciato da Sega, che si chiama Sega Genesis Mega Drive Collection, comunque si trova anche su Steam e su PlayStation, se non sbaglio, anche su Xbox, non lo so. E appunto è un emulatore che ha una raccolta di giochi appunto del Genesis e del Mega Drive, almeno i più venduti, i classici, ecco. E tra i classici c'era anche questo Shinobi. Io l'ho provato e rimasi innamorato della sua atmosfera molto orientale, molto giapponese, anche perché in persona è un ninja, e della sua difficoltà offre una sfida davvero abbastanza pesante. Ho sclerato non poco dietro a questo gioco, e la sua grafica, ragazzi, io non so come, ma su Sega Genesis e Mega Drive i giochi hanno una grafica spettacolare, una pixel art incredibile. Anche il finale, la scena finale, che c'è il tramonto con quella palette, è bellissima, bellissima. Pure le varie ambientazioni, non lo so, è bellissima. A me mi è piaciuto tantissimo come gioco, e penso si possa definire un beat'em up. Oddio, non proprio un beat'em up, però ecco, è forse più un platformer, perché comunque c'ha molte sezioni di platform. E meritava di essere messo, perché mi ha colpito molto il suo aspetto tecnico, il suo aspetto grafico, e anche mi ha riportato un po' ai bei vecchi tempi, come qualcuno direbbe, perché l'ho scoperto alla cieca.
perché non conoscevo questo gioco, non mi ero andato a informare da nessuna parte, semplicemente io ho acquistato il pacchetto completo dell'emulatore di Sega, ho visto, stavo scorrendo tra i vari giochi, c'era questo Shinobi, mi interessava, l'ho aperto e me ne sono innamorato. E secondo me questo dà un valore aggiunto al gioco, perché spesso, secondo me, devi andare anche un po' alla cieca, un po' a sentimento, e perché poi appunto rimane, secondo me, più soddisfatto e c'è meno aspettative e non sai già quello che ti si para davanti. Certo, c'è anche il rischio che ti capiti la merda, ma ci sta, non... fa parte del mestiere. Quindi secondo me anche questo ha dato un valore aggiunto al gioco. Poi non lo so, a sentimento mi sentivo di doverlo mettere, quindi ce l'ho messo. 17ª posizione abbiamo Doom 2. Ragazzi, Doom 2 è il mio Doom preferito. È stato il primo Doom che mi ha fatto effettivamente approcciare alla saga, perché io il primo Doom che giocai fu Doom per PlayStation 1. In realtà non Doom, ma Final Doom, perché poi andando a vedere i livelli mi sono reso conto che è Final Doom. E i porting su PlayStation 1, nonostante a livello tecnico fossero molto più avanti rispetto a i porting su altre console dell'epoca, non c'era la stessa host, quindi l'host, la colonna sonora heavy metal, ma c'era una colonna sonora molto più horror. L'illuminazione e l'ambientazione era, non l'ambientazione, scusate, l'illuminazione era stata rifatta ed era molto più cupa, molto più horror, e io mi cagavo sotto e quindi non riuscii a fare niente su Doom. E mentre invece poi quando mi avvicinai a Doom 2 mi innamorai del gioco, perché con la sua host, con era proprio divertente. Soprattutto, ragazzi, soprattutto il super shotgun, cioè il super shotgun, e ho detto tutto, il super shotgun, l'arma più bella di Doom, l'arma migliore proprio di Doom, degli FPS, bellissimo, scioglievi i nemici, era una soddisfazione uccidere i nemici col super shotgun, bellissimo, bellissimo. Non per sminuire Doom 3 o Doom 2016 o Doom Eternal, diciamo che Doom 2 fa un po' da portabandiera, passatemi il termine, della saga, però ecco, tra tutti Doom 2 è il mio preferito e mi piace da morire, quindi ho voluto premiare lui, poi ho voluto inserire lui come rappresentante della saga. Al 16° posto abbiamo un gioco che ho già citato, ovvero Armored Core. Non l'1, non il 2, ma il 3. Per lo stesso motivo di Ace Combat 3, ovvero la comodità di gioco. Io ho giocato i primi tre Armored Core e anche Project Phantasma, che è uno spin-off del primo, non mi ricordo come si chiama, cioè sono due di spin-off del primo, e però ne ho giocato soltanto uno. E appunto erano un po' scomodi, almeno mi sono risultati scomodi. Il terzo è quello che mi è risultato più comodo a livello di gameplay e mi è piaciuto un botto, anche perché gli Armored Core in generale mi piacciono, perché io, amante dei mecha, amante dei robottoni, tu mi dai un gioco con dei robottoni che si sparano, con la possibilità di personalizzarli, quindi torniamo al discorso di The Sims, posso comprargli le armi, posso comprargli le diverse armature, posso colorarli, posso mettere il marchio, cioè mi fai felice, mi fai contento. Quindi era il paradiso per me, è stato il paradiso. E li ho recuperati anche questi insieme a Ace Combat un paio di anni fa e mi sono piaciuti veramente tanto. Ora devo ancora provare il 4 e il 5, sta per uscire il 6 e non vedo l'ora, perché se sarà appunto come i tre che ho giocato, ovvero che potrò personalizzare il mio mecha, e soprattutto mi aspetto una comodità di gameplay, diciamo, adeguata ai giorni nostri, ecco, sicuramente mi ci divertirò un sacco, quindi non vedo veramente l'ora. E è una saga che consiglio, ragazzi, e vi consiglio di giocarci, dovrò recuperare il 4 e il 5, e merita tanto. Non ho prestato molta attenzione in realtà alla trama, nonostante ce l'abbia e sia anche abbastanza interessante, però ecco, a me mi è piaciuto soprattutto per la cosa dei mecha, della personalizzazione, dei combattimenti, però poi dovrò analizzarlo dal punto di vista della trama, magari portandoci una serie, chissà.
Al 15° posto abbiamo un altro gioco scoperto sull'emulatore Sega, ovvero Streets of Rage 2. Streets of Rage 2, ragazzi, ecco, lui è un beat'em up ed è bellissimo. Io mi ci sono divertito un botto. Anche qui una sfida bella, bella tosta, ambientazioni fatte veramente molto bene con una pixel art incredibile. Io non lo so, forse era la console che proprio a livello tecnico prestava molto, dava tanto. D'altronde ci girava Sonic, che la velocità di fonda lì era incredibile per l'epoca. E poi, ragazzi, non è per sminuire le console Nintendo, però io sono un team Sega, quindi non posso farci nulla. E veramente bello, ci ho giocato anche con Gattiger una volta e io mi sono divertito molto, mi è piaciuto veramente tanto come beat'em up. E mi dispiace che poi la saga abbia preso una brutta piega, soprattutto con l'ultimo che è uscito, che anche a livello grafico si discosta completamente dai precedenti. Poi mi ricordo anche la vostra, ragazzi, bellissima, me la riascolto ogni tanto anche su Spotify perché è veramente incredibile. Quindi io ve lo consiglio, se ci avete questa collection di questo emulatore di Sega, io vi consiglio di provarlo, perché soprattutto con gli amici, perché è molto divertente. Al 14° posto abbiamo Tenchu 2 Birth of the Stealth Assassin, se non sbaglio, che fu uno dei miei primi giochi che avevo, appunto, che ho avuto su PlayStation 1. E ci feci anche un post su Instagram, ragazzi, che vi invito a andare a leggere nel caso ve lo siate perso. È un gioco che mi fece appassionare all'ambientazione giapponese, perché era per la prima volta che vedevo un'ambientazione tipica giapponese in un videogioco. Mi affascinava, perché anche per esempio su Ape Escape, che c'è un livello di un dojo giapponese, io stavo lì le ore perché mi affascinava proprio quell'ambientazione, con quella hosta anche particolare, perché per me, appunto, l'Oriente non esisteva all'epoca, ero piccolo, quindi non sapevo granché, e mi affascinò molto da quel punto di vista. Voi direte: vabbè, ma da Tenchu io mi aspetto che ti abbia un po' insegnato le basi dello stealth. No, non me le insegnate, perché ero piccolo e lo giocavo a cazzo. Io mi ricordo che per superare il tutorial, la prima area, ci misi ore, giorni, mesi, non mi ricordo neanche quando è che effettivamente arrivai al primo livello, che persi spudoratamente subito, perché arrivata la boss fight del primo livello, dovevo salvare la ragazza lì, e fu uccisa la ragazza, vi dico soltanto questo. Quindi non è che lo giocavo tanto seguendo le meccaniche e il gameplay, perché comunque era anche abbastanza complesso secondo me per un ragazzino, e anche perché l'ho rigiocato recentemente ed è un po' macchinoso. Però ecco, la particolarità, la sua caratteristica era che mi affascinava proprio tanto l'ambientazione in giapponese, poi con quella grafica PlayStation 1, che fortunatamente a me mi è rimasta questa cosa, che non giudico il gioco dalla grafica, e che indipendentemente dalla grafica per me una cosa può sembrarmi o meno realistica, dipende anche un po' dal contesto che ti mettono. E per me era realistica quell'ambientazione, lo è tuttora. E non serve che il gioco sia fotorealistico per dire: minchia, sembra la vita vera. Dipende anche un po' dal contesto e dalla messa in scena, secondo me. Però ecco, questo è stato Tenchu 2, non tanto dal punto di vista del gameplay, ma dal punto di vista grafico e scenografico. Al 13° posto, ragazzi, abbiamo Gran Turismo 4. Anche qui, come Doom 2, rappresentante della saga di Gran Turismo. Io li ho giocati tutti tranne il 5, il 6 e il 7. E ho giocato il primo, il secondo, il terzo, il quarto e GT Sport, e veramente, ragazzi, bellissimo. Il mio preferito è il quarto, perché la modalità carriera del quarto è una delle più belle, mi era piaciuta tantissimo. Io, come molti, ci ho passato le ore e ho tirato le madonne per fare le patenti, chi ci ha giocato lo sa. E era bellissimo, c'erano un botto di macchine, e anche le mappe, i circuiti erano bellissimi. Le modalità di gioco nella carriera erano tante, erano varie, ti dava molte opportunità. C'erano anche le auto usate, le potevi pure modificare, cioè era veramente incredibile, ed è il connubio perfetto, appunto, tra arcade e simulazione, perché nonostante sì, dal sound design e comunque da alcune meccaniche voglia risultare, voglia comunque offrire un'esperienza il più realistica possibile, comunque il suo cuore rimane arcade e lo rende accessibile a tutti. Io mi ricordo che a una mia festa di compleanno a casa avevo la PlayStation 2, mentre giocavamo ai vari giochi è uscito anche Gran Turismo 4, e mi ricordo che, anche perché avevo il fratello di un mio amico che era appassionato
di motori, e mi ricordo che ci divertimmo anche molto a giocare a Gran Turismo 4, ragazzi. È il mio preferito, io vi consiglio di recuperarla la saga se ne avete la possibilità. C'è un motivo se è stata la killer application di PlayStation in generale. Quindi il Gran Turismo 4 è il mio preferito e stavo anche pensando di portarci una serie sul canale per quanto riguarda la modalità carriera. Vedremo. 12ª posizione abbiamo Splinter Cell Chaos Theory. Allora ragazzi, io di Splinter Cell li ho giocati tutti tranne il primo. Ho giocato Pandora Tomorrow, che è stato il primo Splinter Cell che a cui abbia mai giocato. Ho giocato a Double Agent, ho giocato a Chaos Theory, ho giocato a Conviction e ho giocato a Blacklist. Ora non so se me ne sia mancato qualcuno, però appunto non ho mai giocato il primo. E Chaos Theory è il mio preferito, veramente bellissimo, ci ho passato le ore sopra. È un gioco che insieme a Pandora Tomorrow e Hitman Blood Money per PlayStation 2 mi hanno forgiato dal punto di vista dello stealth, tant'è che anche nei giochi in cui magari l'approccio stealth non era obbligatorio o non c'era, io provavo ad approcciarmi in maniera stealth anche gli altri giochi. Mi forgiarono veramente tanto e mi ci divertivo un sacco. Il doppiaggio mi piaceva da morire, il doppiaggio di Sam Fisher, di Lambert, i personaggi erano, anche Sam Fisher era carismatico, era caratterizzato veramente tanto bene e era un gioco anche che ti dà parecchie possibilità, perché potevi anche affrontare il gioco in maniera più action, più sparatutto. Naturalmente ti dava più, a me almeno dava più soddisfazione farla stealth, e infatti mi ricordavo che aumentavo poi la difficoltà perché almeno ogni movimento che facevi, ogni oggetto che volevi utilizzare comunque doveva essere calcolato al millimetro, perché altrimenti ti scoprivano oppure li consumavi o consumavi gli oggetti e non ce l'avevi per fare una determinata cosa. Era veramente bello. E Pandora Tomorrow io mi ricordo ci giocai un botto anche con mio cugino perché volevamo finirlo. Chaos Theory riuscì a giocarlo da solo, diciamo, senza mio cugino, perché comunque ero abbastanza piccolo quando giocavo Pandora Tomorrow. E Double Agent ci ho giocato un po' poco, però mi ricordo che c'erano un botto di gadget, soprattutto rispetto poi a Pandora Tomorrow, e veramente tanta bella roba. Blacklist ci stavo giocando recentemente, anche lì mi è piaciuto molto perché sembrava un po' un ritorno alle meccaniche di Chaos Theory, anche se in realtà è un po' una via di mezzo tra un nuovo Splinter Cell e uno Splinter Cell di vecchia data. Però ecco, Chaos Theory è il mio preferito e veramente bellissimo. Le mappe erano incredibili, le missioni erano bellissime. A me mi è piaciuto tantissimo Chaos Theory, ragazzi, io ve lo consiglio. Tra l'altro l'ho recuperato anche su PC perché volevo farci una serie, e chi lo sa, magari in futuro. Io vi sto dicendo tutte le serie che volevo fare, però in realtà non è che sono state cancellate, sono semplicemente state posticipate a data da destinarsi, ecco. Ora siamo all'11ª posizione, l'ultima posizione delle Honorable Mention, chiamiamole così, ovvero Demon Souls. Ho voluto mettere dei Souls-like della From, Demon Souls, perché è il Souls-like appunto della From che mi piace di più, che mi è piaciuto di più. Niente da togliere al primo Dark Souls, lo so che il primo Dark Souls ha perfezionato la formula e è riuscito a implementare delle meccaniche per migliorare il quality of life generale, perché comunque Demon's Souls è invecchiato e risulta scomodo per alcune meccaniche, però a me l'ambientazione, le host, tutto quanto di Demon's Souls a me mi piace e mi piace tantissimo. Veramente me ne sono innamorato, ci sto giocando tramite emulatore e ci voglio portare una serie, e ci porteremo una serie dopo, quella di Dark Souls 3, ragazzi, e quindi tanta roba. A me mi è piaciuto tantissimo, non per sminuire appunto gli altri Souls-like, ragazzi, Sekiro perché l'ho giocato poco e me lo sono voluto tenere blind per portarlo anche quello sul canale, Bloodborne ne ho già parlato, ragazzi, è stato il mio primo Souls-like che poi ho droppato subito perché mi risultava essere troppo difficile, poi mi approcciai in maniera diversa con Dark Souls 2 e con altri Dark Souls e poi non riuscii più a recuperare Bloodborne perché poi smisi di pagare il Plus e passai su PC. Io spero una remastered che esca pure su PC come il primo Dark Souls, ma non credo avverrà mai. E quindi ecco, ho voluto mettere Demon's Souls perché appunto è il mio preferito. Parlo della versione PlayStation 3, non parlo del remake perché il remake non ho avuto modo di giocarlo perché non possiedo una PS5. Ora passiamo alla top 10, ragazzi. Qui
le cose si fanno interessanti, perché effettivamente il decimo gioco mi è piaciuto di meno rispetto al primo, ecco. Non che sia meno bello, ma diciamo ho preferito il primo rispetto al decimo, rispetto all'ottavo, eccetera. Partiamo subito. Decima posizione, ragazzi, Parasite Eve. Parasite Eve mi è piaciuto veramente tanto, questa nuova IP, almeno all'epoca era una nuova IP di Squaresoft, in un'epoca in cui stava sperimentando parecchio, basti guardare tutti i Final la maggior parte dei Final Fantasy, che comunque ogni volta c'erano delle meccaniche diverse, soprattutto dal 6 in poi, se guardiamo il 7, l'8, il 9, il 10, comunque c'erano delle meccaniche sempre diverse, qui c'è una zanzara di merda, madonna. E questo Parasite Eve, appunto questa nuova EP, secondo me funziona tantissimo, perché non è un survival horror. Io pensavo che fosse un survival horror, non lo è, in realtà è un JRPG a tinte horror, e secondo me funziona un po' come Galerians, però Galerians effettivamente mi sembra sia un survival horror, e che tra l'altro dovevo anche portare sul canale. E il primo Parasite Eve, il gameplay mi piaceva tantissimo. Era anche quello una sorta di uscire dai canoni del JRPG, e secondo me funziona molto, e riusciva anche a diciamo giustificare le magie che tu utilizzavi, a renderle, diciamo a contestualizzarle poi nella vicenda. E mi piaceva perché sembra veramente di vivere un film action, di vedere un film action fatto a videogioco. La messa in scena, le host, gli FMV, che io adoro, ragazzi, ho un fetish a quanto pare per i full motion video. E veramente fatto a regola d'arte. E adesso sto registrando il 2, e mi sta piacendo, anche se è un po' diverso dal primo. E io continuo a preferire per adesso il primo, ragazzi. Vi consiglio di recuperarlo perché è tanta tanta roba. Passiamo alla nona posizione, Silent Hill 2. Allora, ragazzi, Silent Hill 2, nonostante sia il Silent Hill che secondo me fa meno paura, perché mi ha fatto molto più paura il primo e anche il terzo, che sto registrando in questo... No, in realtà ho finito di registrare. E mi è piaciuto molto per il suo cambio di narrativa, nel senso che piuttosto che parlare dell'esoterismo e della massoneria, del satanismo, che comunque è un tema predominante del primo e anche del terzo poi, e il secondo è molto più un horror psicologico, si basa molto più sulla psicologia del protagonista, tant'è che poi arrivi a un certo punto in cui comincia a dubitare del tuo protagonista, comincia a dire ma magari siamo noi gli stronzi, anche poi nei personaggi che incontriamo, che risultano tutti essere estremamente inquietanti, perché un po' ci ricordano, in base ai dialoghi, alla storia del nostro personaggio, ci ricordano un po' noi stessi, e quindi ci inquietano perché sembra che li conosciamo già, però allo stesso tempo non li conosciamo, non sappiamo chi siano. E le ambientazioni mi sono piaciute molto, nonostante ci fosse poca varietà rispetto al primo. Per esempio il terzo è molto più vario secondo me a livello di ambientazioni, e magari con le nuove ambientazioni che ci sono sono così di passaggio, come l'Heaven's Knight o il Bowling. E però ecco, mi è piaciuto molto per il suo volere effettivamente giocare sulla psicologia del personaggio e del giocatore, perché alla fine ti mette angoscia, ti mette un sacco di dubbi, e veramente tanta tanta roba. Poi l'host, ragazzi, di Silent Hill 2 secondo me è una delle host più belle di Silent Hill. Poi devo ancora giocare il 4, quindi non posso effettivamente giudicare tutta la saga. Sto poi escludendo gli spin-off naturalmente, però ecco, ho voluto mettere Silent Hill 2 per rappresentare la saga, ecco, in generale, nonostante debba ancora giocare The Room, che è il 4. Ottava posizione, Timesplitter Future Perfect. Ragazzi, ci ho anche fatto la serie, sapete quanto io adori questo gioco, è veramente l'FPS fatto su console meno di quinta generazione, non mi ricordo, comunque su PlayStation 2, se tu potevi connetterti al cavo Ethernet all'epoca, giocare Timesplitter Future Perfect online, secondo me era l'esperienza più bella di tutti i tempi, che purtroppo io non ho avuto né il piacere né l'onore di provare, perché non potevo collegarmi con il cavo Ethernet, perché ero troppo distante dal router.
veramente ragazzi, un bellissimo gioco, una storia che ti fa morire da ridere, con dei personaggi caratterizzati tutti benissimo, a partire dal protagonista, per andare a Harry Tipper, Amy, tutti qua, Amy, non mi ricordo come si chiama, Anya, e veramente tutti dei bellissimi personaggi. E tra l'altro, ecco, io di Time Splitters c'ho lo scatolo del primo Time Splitter, comprato la modica cifra di 5 euro usato, e abbiamo anche il libretto, yes, bello, bello folto, bello pieno, lo sento. E tra l'altro è sviluppato da Eidos, che se non sbaglio ha sviluppato anche il primo Deus Ex, non vorrei di cazzate, però comunque interessante, interessante, questo lo possiamo buttare lì. E ragazzi, io mi ci sono divertito un botto anche a giocare i deathmatch con i miei amici, ci sono un botto di modalità che si possono giocare insieme, bello difficile da platinare perché offre un botto di sfide. Poi li abbiamo visto il primo è molto arcade, molto spartano come Time Splitters. C'è il 2 che non ho mai recuperato, ho giochicchiato qualcosa al primo livello, che mi sembra sia in Siberia tra l'altro, però ecco, Future Perfect è veramente tanto, tanta roba, e non so perché questa saga non ricicci fuori, ma in realtà lo so perché l'EA ha sbolognato tutti quanti della Free Radical a fanculo, e quindi non vedremo probabilmente mai un nuovo capitolo di Time Splitter Future Perfect. C'è una specie di porting su PC, una specie di remake fan made, fatto dai fan di Time Splitter Future Perfect, però boh, la vedo grigia, ecco. Settimo posto, non a caso, Final Fantasy VII. No, in realtà è una casualità che sia qui, però appunto l'ho voluto mettere al settimo posto. Allora, partendo dal presupposto che non l'ho finito, giocai fino a fuori Midgar praticamente, quindi la prima metà di gioco, credo, non lo so. E Final Fantasy VII mi ha veramente rapito ed è di prepotenza per ora il mio Final Fantasy preferito. Io da quando ho iniziato a portarvi Final Fantasy non vedevo l'ora di arrivare al settimo, perché volevo viverlo e giocarlo insieme a voi, anche perché comunque mi sono tenuto un po' blind, perché comunque ci ho giocato 12 ore se non sbaglio, e tanta tanta roba. Poi appunto, ambientazione di Cyberpunk, io adoro il Cyberpunk, adoro l'ambientazione, le tematiche e appunto proprio lo stile. E poi citazione ad Akira, cioè a me, se mi metti il Cyberpunk e la citazione ad Akira, io ti do tutti i soldi che vuoi, tutto, ti do tutto quello che ho, tutto. Quindi veramente tanta roba, personaggio, Cloud, incredibile, il sistema delle materia, spettacolare, comodo e bellissimo, personaggi caratterizzati bene, la grafica mi piace molto, nonostante sì, super deforme, da me non me ne frega un cazzo, anzi alcuni li chiamerebbero pupazzetti, però vabbè, Matthäus sa a chi mi riferisco. E tanta tanta roba Final Fantasy VII, uno dei primi Final Fantasy maturi, contando anche il 6 comunque, nonostante abbia un po' di cazzatine, ma cazzatine nel senso un po' per smorzare, ecco, per non appesantire troppo, anche perché in Final Fantasy VI viene anche trattato il tema del suicidio, però questo ve lo dirò poi nell'episodio 0 dedicato a Final Fantasy VI. E tanta tanta roba ragazzi, Final Fantasy VII, non vedo l'ora di giocarlo con voi. Sesta posizione ragazzi, Deus Ex Human Revolution, altro gioco cyberpunk ragazzi, per me, nonostante il primo Deus Ex sia bellissimo, soprattutto per l'epoca, e appunto oggi se patchato e moddato neanche pesantemente, ma quelle due o tre cose da installargli per renderlo godibile anche oggi, sia divertente, per me Deus Ex Human Revolution è il miglior Deus Ex. Per ambientazione, per personaggi, Adam Jensen col doppiatore, tra l'altro lo stesso doppiatore di base di Far Cry 3 se non sbaglio, e per le sue meccaniche stealth, per i vari approcci che puoi avere al gioco. Io l'ho giocato stealth, ma non l'ho mai finito perché me lo volevo tenere blind per portarlo su YouTube anche questo, e io lo giocavo stealth senza mai farmi scoprire, senza uccidere nessuno. I dialoghi, appunto, in base alle tue scelte comunque cambiano i dialoghi, cambia l'avanzare del gioco, le tematiche trattate. Non voglio spoilerarvi più di tanto perché lo voglio vivere veramente insieme a voi Human Revolution, e arriverà, e non vi dico quando, in realtà non lo sto manco registrando, ma vi dirò poi quando arriverà, quando porterò poi i giochi a tema cyberpunk ragazzi. E
ci ho giocato un po', ci ho giocato una decina di ore. E sì, lo so, non l'ho finito, non l'ho giocato chissà quanto, però a una certa mi sono fermato, ho detto no, questo lo devo portare su YouTube, non voglio continuarlo, me lo voglio gustare su YouTube. L'ambientazione è qualcosa di fantastica, Lost è bellissima, ragazzi, a me è piaciuto tantissimo. Se volete un'esperienza cyberpunk, cyberpunk, buttate Cyberpunk 2077 e giocate Video Sex Human Revolution, perché merita e non c'è paragone, non c'è veramente paragone. Arriviamo alla top 5, ragazzi. Quinto posto, non potevo non metterci Ape Escape, che in realtà anche qui Ape Escape fa da rappresentante della saga, che ho voluto metterci il primo, nonostante io fossi molto combattuto tra il primo e il terzo, perché comunque il primo è stato il mio primo videogioco, il primo gioco che ho portato su YouTube e quello che comunque a livello di nostalgia pesa di più, quindi non potevo non metterci un altro capitolo. Ape Escape, ragazzi, sapete quanto io ami e adori questa saga, e appunto un platform degno di nota che sfruttava per la prima volta gli analogici in maniera anche molto intelligente, secondo me non c'aveva niente da invidiare agli altri platform, agli altri suoi competitor. Peccato che poi la saga sia andata a morire e non credo la ricicceranno mai fuori, anche perché gli ultimi capitoli che sono usciti, che sono comunque degli spin-off o dei party game, sono esclusive giapponesi. Quindi mi sa che non ce lo siamo inculati molto qui in Occidente, purtroppo, perché è un gioco che merita. E a me appunto piacque tantissimo, io ci distrussi il disco a forza di giocarci, e penso di averci fuso anche la mia prima PlayStation, molto probabilmente, a forza di giocare a Ape Escape. E ragazzi, tanti ricordi, anche perché legai con persone all'asilo che magari avevo difficoltà a parlarci, a relazionarmici, e riuscii a legare proprio perché gli feci conoscere questo gioco e li invitavo a casa, giocavamo ai tempi quando stavo ancora a Roma, quindi tanta tanta roba. Al quarto posto, ragazzi, un altro gioco che non ho finito e che ho interrotto perché lo voglio portare con voi, Persona 5 Royal. Allora, cosa mi sono perso per tutto questo tempo, ragazzi? Persona 5 Royal è incredibile. Io non so neanche come parlarvi di questo gioco, perché dove vuoi andare a parare è ovunque tu vuoi. Qualsiasi aspetto di questo gioco è perfetto. La host è incredibile, cioè è proprio, è incredibile. È inutile stare a parlare perché è incredibile. Il gameplay è divertentissimo. I personaggi che sono caratterizzati benissimo. Io manco l'ho scoperto, ancora non l'ho incontrati tutti. Cioè, è veramente incredibile. È bellissimo. È un JRPG della Madonna. E probabilmente ci dovrò dedicare un video, perché è veramente incredibile. Un episodio 0 qualora facessi la serie, ma non credo di riuscire a fare un episodio 0, perché dura 100 e passa ore. Quindi dovrei praticamente registrarmi 100 episodi prima di fare l'episodio 0 e non credo sia fattibile. Comunque è veramente incredibile questo gioco, ci ho giocato un bel po' di ore, una ventina circa di ore, e qualcosa di incredibile, ragazzi. Ci sono molti riferimenti alla cultura giapponese, naturalmente, molte tematiche su temi comunque delicati della società giapponese odierna, come il suicidio, lo sfruttamento dei lavoratori o anche dei studenti, tanta tanta roba, ragazzi, e non vedo l'ora di portarlo con voi. Top 3, ragazzi. Terza posizione, medaglia di bronzo, va al primo Suikoden. Ma come? Suikoden 2 è meglio, cioè Suikoden 2 è ok, il primo è bello, però il 2 è meglio. Oh, ragazzi, ho giocato soltanto il primo, il secondo lo devo ancora giocare, per ora vi dico il primo, perché mi è piaciuto tantissimo, sia per il livello di personaggi che secondo me sono caratterizzati molto bene, a parte secondo me alcuni secondari, che comunque c'è, cioè, il fatto che tu possa andare a cercare 108 personaggi per farli unire alla tua causa, che poi ti danno dei bonus o comunque dei dialoghi particolari, cioè è bellissima come cosa, e tutta la trama per il fatto della ribellione, della riconquista comunque di tutti i territori, di questo impero corrotto, non perché è un impero, ma perché è manovrato dietro da... appunto da questa lady, non mi ricordo come si chiama, e veramente tanta tanta roba, Tyr il protagonista, lo scontro, poi il conflitto poi col padre, e il fatto che poi diventi capo della ribellione, il gameplay molto divertente secondo me, anche con le rune che hanno questi effetti grafici bellissimi. Io non vedo che esca la remastered, perché voglio vedere come l'hanno reso, ho visto qualche video, qualche trailer gameplay, che mi sembrano molto belli gli effetti.
e veramente tanta roba, sia a livello di narrazione, di host, di personaggi, e le battaglie, anche la modalità schermaglia, tra virgolette, no? Con l'esercito, che è molto, molto strategico, poi quella cosa lì, mi è piaciuto tantissimo. Il fatto che poi puoi decidere se giustiziare o meno alcuni soldati imperiali o tenerteli in squadra, cioè, ragazzi, è bellissima come cosa, puoi fare effettivamente del roleplay. E mi è piaciuto veramente tanto, ragazzi, veramente veramente tanto. E Suikoden, il primo Suikoden, ha spodestato praticamente Chrono Trigger, perché altrimenti ci avrei messo Chrono Trigger, che, per carità, non ha nulla da invidiare, tanta tanta roba, però non c'aveva spazio nella top 20, purtroppo. Secondo posto, ragazzi, medaglia d'argento, molti non se l'aspettano, perché se l'aspettavano al primo posto, ragazzi, Shenmue. Sì, ragazzi, allora, se Shenmue sta al secondo, molto probabilmente avete già capito quale sarà il primo posto, però vabbè. Ragazzi, Shenmue, il primo Shenmue. Io in realtà avrei messo a pari merito il primo e il secondo, però voglio parlare del primo perché è il primo che ho giocato, naturalmente, è quello che mi ha fatto innamorare della saga e quello che mi piace di più. Allora, ragazzi, è inutile che vi sto ancora a parlare di quanto sia bello Shenmue, di quanto sia importante per me, perché ormai ve l'ho detto 300 miliardi di volte. Poi tra l'altro ieri dovrebbe essere uscito il video dedicato alla saga di Shenmue, quindi non mi dilungherò troppo. Però veramente, ragazzi, un gioco, una saga incredibile. Io spero continui, spero si faccia Shenmue 4, spero si faccia Shenmue 5, spero di vedere la fine di Shenmue, perché merita. Yu Suzuki è un grande, è una delle menti più grandi che abbiamo nell'industria videoludica, una delle tante, perché ovviamente non per sminuire gli altri, però ecco, Shenmue veramente molto importante per me, e non mi sarei mai aspettato che venisse spodestato dal mio gioco come gioco preferito, perché ce n'è un altro al primo posto, molti di voi probabilmente già avranno capito. E giocateci, ragazzi, giocate a Shenmue, vivete Shenmue, perché è molto importante. A me mi ha aperto gli occhi Shenmue per quanto riguarda il fatto di giocare i giochi prendendoti il tuo tempo, giocandoli con calma, che è un po' contro la filosofia che ormai si è presa oggi, ovvero fai tutto subito, conosci già, se non riesci a fare una cosa vai a informarti su internet, guarda le guide, tutti sanno già tutto prima dei giochi. Ovviamente sto generalizzando, ragazzi, ma perché è più semplice, per il discorso che voglio fare, ma naturalmente non dico che voi facciate così. Naturalmente ci sono anche giocatori che giocano con calma, non si vanno a informare di niente e giocano genuinamente come uno dovrebbe. Poi io non sono nessuno per dire come si dovrebbe giocare ai videogiochi, ognuno gioca come vuole, quindi naturalmente, anzi è giusto che sia così, quindi tutti devono giocare come vogliono. Però ecco, secondo me alcune emozioni, alcune gioie del videogioco, ecco, vengono meno se si gioca in un determinato modo. Però appunto, ecco, non mi dilungo troppo su Shenmue, ragazzi, perché ormai ne ho parlato fin troppo. Siamo arrivati alla prima posizione, ragazzi. Prima posizione, medaglia d'oro. Sì, è lui, Xenogears. Ragazzi, Xenogears a me, cioè, io veramente io non mi aspettavo che sarebbe entrato prepotentemente nel mio cuore, perché è veramente incredibile. Un JRPG della Madonna, un gameplay incredibile, personaggi uno più bello dell'altro, caratterizzati tutti da Dio, una colonna sonora incredibile, poi ci ho fatto pure l'episodio 0, quindi anche qui non mi dilungherò troppo. E un'esperienza incredibile, ragazzi, veramente, veramente bellissimo Xenogears. Grazie poi alla storia, tutta la trama, i personaggi scritti da Takashi, da sua moglie, veramente qualcosa di incredibile. Peccato che non vedremo mai Xenogears, perché Xenogears è il quinto capitolo di questa storia scritta da Takashi e la moglie, e non vedremo mai il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto capitolo, nonostante su Xenogears comunque vengano accennati i capitoli precedenti, anche se così, ecco, non in maniera accennata, non in maniera approfondita, naturalmente. Peccato, perché se già solo il quinto capitolo è una roba del genere, con tutti i riferimenti religiosi, tutti questi discorsi esistenziali, veramente qualcosa di incredibile, ragazzi, incredibile. E io non capisco perché non ci sia un anime di sta roba. Io voglio un anime di Xenogears, ragazzi, veramente bello. Anche i filmati animati che sono presenti nel gioco sono bellissimi. Ragazzi, Xenogears, poi ci sono i mecha, anzi noi mecha, è Gear, quindi veramente, ragazzi, mi è piaciuto veramente veramente tanto, talmente tanto che
È il mio gioco preferito in assoluto. Il mio gioco preferito in assoluto prima di Shenmue, incredibile. Io non l'avrei mai detto. Eppure è così, ragazzi. E quindi, questo era lo speciale di Natale, questa top 20 giochi preferiti di sempre, i miei giochi preferiti di sempre. Take 2, perché l'ho dovuta registrare due volte, perché OBS ha fatto i capricci, spero che non si verifichi di nuovo questa cosa. Io vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo. Poi ci rivedremo, insomma, penso su Instagram per il Capodanno, per augurare comunque un buon anno. Forse farò un post sia su YouTube che su Instagram. Io vi ringrazio di cuore per la visione, per l'attenzione, per la compagnia e per il supporto. Come sempre, spero che voi possiate passare un felice Natale e vi ringrazio ancora di cuore comunque per tutte le soddisfazioni che mi state regalando. Quest'anno è veramente stato pieno di soddisfazioni per il canale e sono arrivato a un punto in cui sono veramente soddisfatto e felice di quello che stiamo raggiungendo col canale. Quindi, ragazzi, veramente grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. Non mi stancherò mai di dirvelo, ve lo dico sempre. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti, buon Natale!